Dopo 6-7 anni lo ritroviamo in questa postazione. Luca Valzaria diceva, Massimo da studio, che anche al 60-70% della condizione fai la differenza in questa categoria. Intanto ti chiediamo, a che percentuale sei della condizione? No, ti dico 60-70. No, dai, penso qualcosina in più, dai, ti dico. Sicuramente non è stata un'estate facile per me a livello di preparazione o comunque a livello di allenamenti. Quando sono arrivato qua ho cercato subito di mettermi nelle condizioni migliori. Fortunatamente gli allenamenti del mister sono talmente intensi che quindi ti mettono subito nelle condizioni migliori, quindi sono contento e penso di essere già a un buon punto. Allora, abbiamo tante cose da raccontare questa sera, partiamo con quella più bella, che non è il gol, ma è il Pescara primo da solo in classifica. Ci stiamo vivendo questo momento e sicuramente siamo consapevoli della nostra forza. E abbiamo un sogno e che magari qualcuno lo può chiamare sogno, come magari lo chiama il mister, magari qualcuno lo chiama obiettivo. Valzaria come lo chiama? Serie B. Okay. Dobbiamo avere in testa quello, secondo me. E campionato è lungo, il cammino è lungo, e si vedrà sicuramente a marzo dove saremo, però dobbiamo conquistare tutto questo partita dopo partita. Pensare una partita alla volta e non focalizzarci magari adesso abbiamo il Carpi, pensiamo al Carpi, non che magari fra un po' abbiamo l'Ascoli, abbiamo la Spal, abbiamo il Milan, niente, soltanto a Carpi. Poi fatta la partita col Carpi penseremo a quella dopo, perché siamo una squadra giovane e quindi dobbiamo essere in grado di pensare una partita per volta, metterci nelle condizioni migliori di arrivarci e giocarcela sempre. Adesso parliamo del gol, calcio d'angolo di Meazzi e poi? Poi primo gol in carriera di testa, quindi sono contento di essere tornato al gol e sono contento ovviamente di aver portato 3 punti. E per me vale tanto, sono stati 2 anni particolari, 2 anni comunque un po' per l'infortunio, un po' per tante altre situazioni anche non dovute a me, un po' ho sofferto io a livello diciamo magari di testa psicologicamente, quindi e ripeto, non sono stati 2 anni facili, però sono venuto qua perché ho visto uno spiraglio sia per me ma anche soprattutto perché c'era qualcosa di diverso magari nell'ambiente, qualcosa che si poteva fare di grande. Hai detto delle parole bellissime, ti chiedo le ultime 2 cose. Stagione 2017-18, stagione 24-25, sono passati 7 anni, il Pescara di allora e il Pescara di oggi, che Pescara ritrova a livello di città, di ambiente, Valzaria? Penso che partita dopo partita stiamo riportando gente allo stadio, stiamo riportando entusiasmo e a mio avviso il nostro cammino passa anche da questo, passa da tutto ciò che dai tifosi che vengono all'Adriatico e dal calore che ci trasmettono, quindi sono secondo me la differenza sta in tutto ciò. L'ultima da parte mia riguarda l'estate, perché? Perché quando si è sparsa la voce in città del possibile ritorno di Luca Valzaria si è acceso l'entusiasmo, ma com'è stata la verità su questa trattativa? A una settimana dalla fine il direttore presidente mi ha chiamato il mio procuratore, è stata una roba molto diciamo veloce, diciamo. E io inizialmente sono onesto, ma come lo sa anche il direttore, come lo sa il presidente, e il mio intento non era quello di scendere di categoria, però mi sono trovato nelle condizioni di non diciamo di non avere altro, ma di non avere magari qualcosa che mi desse le stesse magari garanzie che mi può dare in questo momento il Pescara di rimettermi in gioco al 100% dopo, ripeto, i miei 2 anni. Quindi ho detto perché non me la vado a riprendere col Pescara a categoria dove magari ho sempre fatto. La Serie B nella testa di Luca Valzaria, una domanda da studio e poi c'è Max Mucciante che ci deve dare una comunicazione importante che riguarda le modalità delle prossime trasferte, perché la prossima sarà ad Ascoli, quindi ci sono delle novità. Vai. Sì, Luca, io volevo fare una domanda veloce, ma davvero non ti ha cercato nessuno in B? Perché sarebbe per me inconcepibile. Salve, buonasera. Devo essere onesto, nessuno, quindi diciamo se mi trovo anche qua da una parte anche perché nessuno mi ha cercato in B, quindi ma penso che probabilmente sia la cosa migliore, devo essere sincero, si vede che doveva andare così e doveva
doveva venire questa opportunità che mi avrebbe fatto rimettere in gioco al 100%, quindi sono contento di essere qua, non rimpiango questa decisione, ma non magari perché stasera ho fatto gol o perché magari siamo primi, perché penso che davvero si possa fare un campionato di alto vertice. Complimenti. Prima salutiamo Valzani e poi la comunicazione con Max Vucciante. Sì, ah, un'altra domanda. Chi c'è la domanda per allora la Fabio? Fabio. Sì. No, ma io a Luca volevo chiedere, visto che, come ha detto bene lui, la sua categoria è stata la B, lo dice la sua storia, dall'alto comunque della sua onestà intellettuale, perché mi sembra un ragazzo comunque che dice quello che pensa, un allenatore come Baldini in Serie C, e lo diciamo qua da un po' di settimane, è uno spreco, tu la pensi allo stesso modo, credo, ma però dillo con onestà, perché non perché comunque il tuo allenatore in questo momento. No, penso che per il suo modo di allenare sia uno spreco. È un mister magari che ha dei concetti e magari un'interpretazione che può essere particolare, magari non so, nella sua carriera può essere stato quello negli ultimi anni, come dice, magari lo dice anche lui apertamente, che magari molti magari lo possono prendere in giro così, ma io, se devo essere onesto, è un allenatore di serie, cioè che in questo momento allena una squadra ed è un valore aggiunto per noi, perché tutti noi lo seguiamo, perché ci può solo far migliorare e quindi siamo veramente con lui al 100%. Sicuramente i risultati ti danno una mano veramente importante, però a mio avviso è un allenatore che ti fa migliorare allenamento dopo allenamento, partita dopo allenamento, ma sia a livello fisico, a livello mentale, quindi a mio avviso è uno spreco per questa categoria.